Sì, è un romanzo, si intitola La vita che non muore, è stato diciamo, realizzato in parecchi anni, 3-4 anni, è la storia di un musicista, di un pianista che ha un sogno, realizzare una grande opera sinfonica, però poi insomma, verso il primo quarto del romanzo succede un fatto traumatico che ovviamente non dico. E tutto il romanzo è legato alla sua tenacia, alla tenacia con cui cerca di rimettersi in sesto, quindi La vita che non muore, questo titolo un po' diciamo surreale, indica anche questa resurrezione che il pianista riesce a compiere proprio attraverso la musica, quindi è un inno alla musica, il romanzo, ma è soprattutto un inno all'arte, alla forza di rinascita, di rivitalizzazione che è l'arte, insomma è il nostro strumento di salvezza migliore probabilmente, quindi è un grande inno alla forza espressiva dell'arte. Soprattutto ora in tempo di Covid c'è tanta voglia di ricominciare, lo si fa anche e soprattutto dall'arte. Sì, infatti il romanzo coincide anche con il desiderio di lasciare un messaggio, se si può dire positivo rispetto a questi anni tragici, insomma, in cui tutti abbiamo vissuto il dramma della morte innanzitutto, poi della separazione, dell'isolamento, quindi la vittoria sulla morte che il pianista riesce a compiere è anche un messaggio di speranza, diciamo così, per il lettore e quindi per chi insomma, poi si lascerà prendere dal romanzo.